Bene, buonasera a tutti, conferenza post partita col CT O'Shea, il capitano Sergio Parisse, a voi. Conor, avevi detto che ci sarebbe voluta pazienza, sì. Per un'ora la partita è stata esattamente quella che tu avevi probabilmente immaginato, punto. E poi all'improvviso al 60esimo loro hanno aumentato una marcia, forse noi abbiamo calato qualche cosa. Qual è la tua analisi del cambio all'ora di gioco? Sempre Gianluca, sono frustrato a questo momento come Sergio, anche in tutti i giocatori. Non voglio parlare molto del scorso 10 minuti della partita, perché per 69 minuti è molto vicini fra le due squadre. È così che è la più grande frustrazione per noi adesso, è così che controlliamo i nostri problemi oggi. So, it was non it was a game, una partita che sì, nostra uscita, nostro gioco al piedi è un po' meglio oggi, è possibile una partita per noi vincere alla fine. So, è frustrante la sforza sul campo, la difesa a times durante la partita, the scramble, tu vedi the spirit in questo gruppo. L'ultima della scorsa 10 minuti per noi è più frustrante perché l'ultima risultato è non una reflection, reflettivo della partita. So, sempre a questo momento è difficile, ma guardo adesso e io penso che abbiamo fatto molto progress. Le differenze fra le due squadre in Argentina, yes, 10 in Le Mans, loro giocano contro the All Blacks Australia, Sudafrica ogni settimana, loro sono una buona gruppo, and the differenza fra noi e loro è non molto. So, è frustrante perché ho pensato che i cosi che controlliamo è il nostro problema oggi. Dice che è frustrante, che il problema sono le cose che controlliamo. Sia oggi, sia con le Fiji, si è visto che fosse il problema più grosso di fronte a due partite dove comunque l'Italia ha giocato bene per quasi tutta la partita, è che non si concretizza. Cioè l'Italia, questa Italia fa fatica a creare occasioni da meta e a segnarle. È il grosso problema secondo te che ha l'Italia oggi? I'll make sure to say that. Scoring the Italian team main issue today. Sempre tu vuoi segnare, abbiamo l'opportunità anche oggi. Tu pensi nel primo tempo l'ho chiuso vicino a loro linea and little peel, that didn't work, non lavoro. So, and questo è un momento molto importante per la partita, perché l'energia and the confidence that gives, but quando tu vedi la partita, ancora, tu vedi due squadre molto vicini per la maggioranza di questa partita. So, la differenza è non molto. La nostra sfida adesso è di guardare a tutti i cosi buoni oggi, ma dobbiamo imparare a questo livello come how we win games. So, è difficile a questo momento, molto difficile, perché subito dopo la partita, ma per me non ci sono una grande differenza adesso fra noi e gli altri. C'era Valerio? Simile alla domanda. Ok, andiamo avanti allora. Paolo? Sì, una domanda. L'Italia ha retto benissimo, ha retto molto bene per quanto riguarda la disciplina nel primo tempo, e anche gli errori alla mano nel primo tempo li abbiamo praticamente annullati. Nel secondo tempo abbiamo fatto più errori, siamo stati più disciplinati, tanto per ricordare l'errore purtroppo di Ewart che li ha fatti tenere nei nostri 5 metri. Anche questo ha contribuito parecchio alla questo è the territory game, and nel secondo tempo il nostro gioco al piede, la nostra uscita quando abbiamo segnato è non abbastanza buono oggi.
So, and that puts pressure on you, mettere molto pressione su loro. So, loro sono ci sono i cosi che dobbiamo imparare molto molto veloce. Il nostro livello è sempre alto livello. Sono frustrato perché so oggi abbiamo un'opportunità e la differenza fra le due squadre. Dobbiamo dimenticare l'ultimo risultato, 31-15, un risultato. La prestazione di due squadre è molto molto vicino, so dobbiamo imparare e dobbiamo pronti per Sudafrica settimana prossima. Luca? Sì, io volevo sapere, coach, complessivamente, senza stare a entrare nello specifico dei nomi, ti chiedo a livello dei giovani che hai messo in campo e soprattutto dei cambi, se hai avuto le risposte che cercavi. Did you get the answers you were expecting from the young guys who came in? Ho pensato alla domanda. Assolutamente. Sergio ha detto nel nostro spoglio, lui è molto orgoglioso di questo gruppo, anch'io. Ho pensato all'impact di Matteo Manozzi, Giovanni Licata, 2-3, il primo placaggio di Giovanni Licata, incredibile. Questo è un momento per lift tutta la real energy, molta energia della nostra squadra. E forse quando vediamo a questo momento ci sono una penalty per noi, per sealing off. So, i piccoli cosi hanno un grande impatto del risultato, come sempre, ma la frustrazione è, oggi è una partita per noi che è possibile di vincere, non perché è contro l'Argentina, perché i due squadre è molto molto vicino. Questa è una buona cosa per noi, ma a questo momento non pensiamo come questa. Alessandro? Per Sergio, volevo sapere qual è stato il momento, secondo te, visto dal campo, il momento in cui è cambiato qualcosa nella partita? No, è stata una partita, come avete visto, molto, molto chiusa. È una partita dove c'è stata un po' di disciplina anche nel secondo tempo, da parte loro, da parte nostra. E sono stati bravi, molto bravi loro sui punti d'incontro, a rallentarci la palla. Abbiamo preso due o tre calci, quattro calci per tenuti a terra, quindi è un po' la loro forza e sinceramente non siamo riusciti, qualche volta che siamo riusciti ad avanzare, a continuare ad avere il possesso, perché sono stati bravi a rallentarci il pallone e anche a rubarcelo. Sì, forse nel secondo tempo, quando hanno fatto la loro seconda meta, magari è stato un momento dove hanno preso quel vantaggio, è stato un momento che sicuramente mentalmente ha fatto male alla squadra, però sai, analizzare adesso la partita anche, è anche un po' difficile, quindi voglio semplicemente ribadire quello che abbiamo detto adesso in spogliatoio, che per me personalmente come capitano vedere in campo questi ragazzi che lottano, che hanno uno spirito, che hanno voglia veramente di giocare, di difendere, di andare oltre, per me è un orgoglio, un piacere, quindi perderei altre 100.000 volte, anche se ovviamente non giocherò tanto più, però con questa squadra andrei dappertutto, quindi sono orgoglioso di essere capitano di questo gruppo. Mi dispiace sinceramente in questo momento, al di là di quello che vi sto dicendo, tirerei pugni ai muri, perché la frustrazione è tanta, però credo che di queste prestazioni, che sono prestazioni di alto livello, ripeto, sono prestazioni di alto livello, tanti ragazzi possono solo imparare nella gestione, come detto Conor prima, del gioco al piede, però sa, è più difficile, cioè più facile migliorare quello che non se hai una squadra che non ha carattere, non ha spirito e non ha voglia di combattere. Quello ce l'hai o non ce l'hai, questa squadra questo ce l'ha, quindi sicuramente non è abbastanza, il risultato, assolutamente d'accordo con Conor, non è il riflesso di quello che è stato la partita per 80 minuti, però dobbiamo accettarlo e anche dire bravi alla squadra avversaria, perché non è che abbiamo giocato contro gli ultimi arrivati, abbiamo giocato contro una grande squadra. Però ecco, il nostro mese di novembre non è finito, quindi recupereremo e andremo a Padova affamati e con voglia di fare veramente una grande partita contro i sudafricani. Valerio? Quindi Sergio, il
discorso che aveva iniziato a fare Connor l'anno scorso, ossia dobbiamo cambiare mentalità. Questa è una squadra che ha perso diverse partite e forse nella testa ha la sconfitta. Questo sta cambiando, quindi adesso c'è questo ruolo. Beh, anche a livello mentale, al di là di quello che si vede sul campo, c'è un... Sì, no, sta cambiando, ma soprattutto, l'ho detto altre volte, i ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani, ma anche i ragazzi un po' meno giovani che giocano a Zebre Treviso, cioè mi rendo conto che nel quotidiano hanno preso consapevolezza delle loro forze, e quindi visto che noi abbiamo sempre l'abitudine di autocriticarci sempre, di essere negativi, di dire siamo scarsi, una delle prime cose che ha detto quando è arrivato in Italia ci ha detto che bisogna smettere di piangersi addosso e dire no, trovare sempre no, abbiamo perso per questo, no, non siamo bravi. Non è vero, abbiamo perso contro una grande squadra, ma oggi se vincevamo non c'era niente da dire, quindi niente, hanno vinto gli argentini, complimenti a loro, bisogna sempre dire bravi alla squadra avversaria, però personalmente sono estremamente contento di come questa squadra sta crescendo. La frustrazione c'è, perché non possiamo venire qua e dire siamo contenti, no, siamo frustrati, come l'ho detto più di una volta, il sentimento della squadra. Basta, adesso recuperare e a pensare a Sudafrica. Bene, allora ci vediamo a Padova fra una settimana. Grazie. 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 Grazie.